Bentornati! Nello scorso video abbiamo visto quali siano le caratteristiche macroscopiche e microscopiche degli impianti e come queste caratteristiche li dividano fondamentalmente in due categorie, gli impianti classici e quelli più innovativi. Ovviamente questi due tipi di impianti hanno anche degli utilizzi diversi. Gli impianti classici possono essere tranquillamente utilizzati in quella che è l'implantologia classica sommersa, ossia si esegue un'incisione, si mette l'impianto, si sutura, si aspetta la guarigione, almeno 4-6 mesi l'integrazione dell'impianto, dopodiché l'impianto si carica. Quando però ci si trova in condizioni tali, come per esempio quella di dover fare un impianto a carico immediato, ossia di mettere l'impianto e subito di mettere sopra la componente protesica, o un impianto post-estrattivo, togliere un dente, mettere l'impianto immediatamente nel sito dove vi era la radice del dente, o quando ci si trova in zone dove bisogna rifare una ricostruzione ossea, o in zone altamente estetiche, o ancora in condizioni fisiologiche particolari, quali non solo volumi ossei ridotti, ma anche volumi gengivali ridotti, o per esempio condizioni di osteoporosi. Allora, in quel caso, serviranno impianti più innovativi perché più performanti, ossia impianti che abbiano un sigillo implantare, ossia la connessione tra l'impianto e la parte protesica perfetta, che abbiano delle superfici attive che permettano la muco integrazione, ossia l'integrazione dei tessuti, e che abbiano una superficie e un disegno implantare tale da avere un torque elevato. Che cos'è il torque elevato? È la capacità, la forza con cui andremo ad avvitare l'impianto all'interno dell'osso. Io comunque vi consiglio di utilizzare sempre, o meglio, di farvi posizionare degli impianti più innovativi, più performanti. Questo perché? Perché ne varrà della vostra salute, ossia della durata degli impianti e del fatto di non ritrovarvi ad affrontare nell'immediato delle problematiche. Problematiche che, come vedremo, possono avvenire sugli impianti, e quali siano e come risolverle lo vedremo nei prossimi video. A presto!